Comunque io metterò Glass Cannon a tipo tutti quanti, perché avere tanti punti all'inizio di ogni turno, averne 8 anziché 4 fa troppo la differenza, non c'è niente da fare. Abbiamo una curata. Vai. Un'altra curata. Vai, tanto ne manca uno di sti due. Esplodi? Niente, non esplode. Difficili da cliccare sti affari. Bello. Solido quel colpo. Benissimo. Ok, allora lui lo vorrei far scendere a prendere quella Raggiarima. Che cazzo di nome è Raggiarima? Costituzione, perseveranza, ci vuole 13 di intelligenza. Vediamo un po' se possono essere utili per lei. Bella YouTubista. La mod per lo skillbook Resurrection, cioè? Che roba è? Oh. Che fa? Squilla il telefono al piano di sopra, maledizione. Allora, Costituzione. Ti dà proprio lo skillbook della spell che la puoi usare quando vuoi, immagino. Come se fosse una spell normale, in quel senso. Arguzia, resistenza, veleno, ritorsione, schivata. Sono meglio questi qua in realtà. Allora, vediamo sul nano un po'. Magari il nano è vestito peggio. Minchia, il nano c'ha i gambali da mago grigi. Ok, diamogliela a lui. Non gli ho mai cambiato i gambali al nano, ma povero Cristo. A posto, finalmente è vestito. Dannazione. Ti dà la resurrezione. Ma sai che io stavo vedendo invece che in realtà, tra virgolette, già ce l'ho io quella mod in parte. Nel senso che c'è una spell che è della scuola di Brigante. Ma il brigante è quello rivisto, il brigante è quello della mod di Phoenix che ti fa fare il monaco. E il monaco c'ha il res. Quindi volendo io potrei mettere qualche punto a brigante sul nano e già avercelo il res gratis. Però non lo so, è un po' un cheat perché alla fine ci sta che tu investi parte del soldo che c'hai in scroll di resurrezione, secondo me. È un po' come quella spell che avevo, che usa, che ce l'ho ancora ma non la uso più, quella che apre le porte. Quella è un po' sgravata perché apre tutto. Anzi, senza un po', è troppo sgravata, cioè. Assolutamente. Alla fine le scroll le trovi. Ah, pure col monaco c'hai bisogno delle pergamene. Ah, ok. Però immagino che sia migliore come res, lo farà tipo full vita o ci sarà qualcosa che comunque vale la pena di utilizzare. Comunque dai, alla fine io mo sto sitto con un bel... quante ce n'ho? Mi pare 11, 10, 11? 8, ce n'avevo 11 quando siamo venuti qua all'inizio. Abbastanza tranquilla insomma come quantità. Se mi trovo in difficoltà però la metto quella. 5 punti a idrosofista, poca roba, cosa che già c'ho sul nano, tra l'altro. Giusto? Ce n'ho 6. Ah, devo livellare. Allora, forza, conto paro, tac, 40. Poi, un punticino a costituzione, così aumentiamo la vita. Vediamo un po' la vita, quanta ce n'ho, armatura fisica. Io direi forza, stiamo una volta che ce n'ho 40, ma quanta ce ne devo avere? Movimento, armatura fisica, danni. Non c'è gli HP qua. Quanti ce n'ho? 1351. Se metto un punto a costo, 1400, ti dà più o meno 50 HP a botta. Ok, mettiamo un punto a doppia arma. Perché tanto le altre spell non mi servono. Sì, che dà anche schivata. Via. Poi il buon Ifan. Punticino a due mani. Ifan c'ha poca forza.
Però un punto a memoria glielo volevo mettere e un punto glielo mettiamo a forza. Tanto lui c'ha 1500 HP. Quanto avanti sei in questa live rispetto agli altri episodi? Sono avanti un pelo in realtà. Oggi siamo a mercoledì, giusto? Quindi è uscita la terza puntata della settimana. Ne abbiamo ancora 4, quindi sono 4 episodi più avanti. Perché la scorsa settimana ho registrato una cifia. Quindi riesco a riempire tutta la settimana, tutti e 7 giorni con gli episodi. Nanoman. Poi mi chiedo, quegli intelligenza più 5% danni modificherà le cure anche o meno? Me lo dovrei leggere questo. Può darsi. O magari no. Chi lo sa. Però un punto a costo pure glielo mettiamo al nano, così non esplode. Adesso, questa è la domanda che mi sono sempre posto. Il nano c'ha 3 punti. Io non c'ho idea di dove metterglieli. Non ho idea. Non so se arriva a cercare di arrivare a 10 evocatore. In realtà quello che avrei voluto fare era metterglieli a polimorfista. Ma ho messo la mod e non riesco a trovare l'omino che vende i libri di quella mod del polimorfista fighissimi. E quindi, boh, quando lo troverò ce li metterò i punti. Allora, lei chiaramente, vabbè, un punto a distanza, perché per il momento non ci sono spell che ci interessano. E intelligenza, 2 punti, lei full glass cannon, via. Ci siamo. Questa statua l'abbiamo risolta. Vediamo. Mamma mia che scattacci che fa ogni volta che salvi. Vediamo se ce n'è altre. Non mi sembra ce ne fossero. No, erano una qui e una qua. Però vediamo un po'. E poi qui giù c'era questa qui. Ok, che già l'avevamo fatta. Qua c'era questa forgia che io onestamente non ho idea di come potrebbe venire usata. E poi no, qua. Andiamo a parlare con l'alberello, vediamo un po'. Quindi questa è finita. Delusioni di grandezza. Il posseduto eletto è morto. Finalmente, è convenuto. Quello è stato legato per tutta la vita. Poi dopodiché l'abbiamo sdraiato non appena si è liberato. Vedi sulla pagina di Steam della mod, ma sai che avevo guardato, c'era pure lo screenshot e dallo screenshot sembrava che si trovasse a città Driftwood, no? Che in italiano come la chiama città di sto pipolo? Legno Pippo. Dov'è che sta? Città del legno. Però non sono riuscito a trovarla. Infatti, se poi vedrai le puntate di questa settimana qua, noterai che ho girato parecchio per Driftwood e non sono riuscito a trovarlo. Però poi lo riguardo, me la devo aprire bene bene la pagina, leggermi tutta la mod con calma e capirlo. Comunque la roba del polimorfista sembra figa, ho visto le spell, sono proprio belle, interessanti. Dobbiamo decidere che quest fare qua. Trova il dottor Daeva, questo è ad Arx. Abbiamo trovato la porta che permette di accedere agli archivi dell'Isola della Luna di Sangue. Una parte di anatema dovrebbe essere lì dentro. Andiamo a sti archivi e vediamo un po'. Gli archivi erano da questa parte, erano questi qui. Yes. Ho tabbato un'altra volta. Fermi, fermi tutti. Aiuto. Ok. Dove stanno gli archivi? Oh. Ah, ecco. Qua. No. I livelli sono bellissimi comunque. Addirittura Near the Fountain? Possibile, io ci ho girato un bot. Mo lo vediamo, guarda. Controlliamo qua se riesco a trovare sta faccenda che mi diceva il tipo. Come si installano le mod? Bella Mattia, dipende, tu hai il gioco per Steam? Scusa. Scusa, che c'è fa sta sedia qua? Questa metti. Fuori dai coglioni sta sedia. Via. Questo baule io l'avevo aperto. Non ci interessa. Tenebrium is truly a material of the void. Non lo posso sfasciare io questo, no? Allora, o devo mettere qualcosa qua sopra? Ah,
il vendor dell'Arcane Archer. Ho capito, forse, ho capito. Perché in piazza ce ne stanno due, mi pare. C'è quello del paladino e quello del druido, se non sbaglio. Gioco su Steam. Allora, se tu vai nel workshop, Mattia, da lì, dal workshop del gioco, lo selezioni dalla libreria e poi ti dà la tab del workshop. Da lì vai sulle mod, ce ne stanno un fiume incredibile. Io qui ne ho due principalmente, che sono quelle grosse, o meglio diciamo tre, che sono tutte di Phoenix, che sono tra le più scaricate e aggiungono un botto di classi e spell in più. È molto molto divertente, non sbilancia il gioco troppo. Cioè non è che diventi super sgravato, che one shotti tutto, è onesto, insomma, diventa molto molto più divertente. Forse no, vedi che pure tu non ci sei riuscito a trovarlo. Allora, c'è quello screenshot che non si capisce bene dove lo dice. Chiusa, chiusa, chiusa. Praticamente abbiamo finito qua, possiamo salpare per Arx quasi. C'è veramente molto poco. Bestia, eh? I cacciatori di sto popolo. Incontra il principe delle ombre sull'isola senza nome per parlare della principessa rossa. E l'isola senza nome anche era in direzione di Arx. Mi sa che l'unica missione che ci avanza è questa qua, prima di andare ad Arx. Ma non saprei, onestamente. Non lo so. Non lo so. Lo spirito dell'archivista. L'archivista non mi parla più. Adesso andiamo in città, vediamo un po' sta faccenda, sta fazenda. Pom 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 pom. Allora, qua in città ovviamente è un lago di sangue, perché milioni di puntate fa ci siamo scontrati con tutta la piazza e abbiamo fatto un casino. Allora, quindi qua c'è quello che vende le spell del paladino, che queste ce l'ho tutte. L'unica che mi manca mi sa Stalwart Defender. Rimane sul tubo la live quando finisci? Sì, ma in più sto anche registrando YouTube, quindi proprio tranquillissimo. Questi oggi volevo fare circa 3 ore di live. L'avevo detto prima, tu non c'eri, che non mandavate registrare da solo. Allora ho detto, sai che c'è, faccio la live, così almeno chi viene mi fa un po' di compagnia. Queste comunque sono puntate che vedrete lo stesso la prossima settimana sul canale. Quindi circa 6-7 puntate. Adesso vedo quante ne riesco a fare. No, neanche questa. Questa è quella che vende roba generica figa, ma non vende roba di polimorfismo. Marilyn si chiama. Ok. Già con questa info potremmo magari riuscire a trovarla. Marilyn, ma dallo screenshot sei riuscito tu a capire orientativamente dove potrebbe trovarsi? Questa è Imra, scivostrio. Questi l'avevo visti tutti quanti. Questa è Kaya Spellsong. Questa è Jun la Galante. Bella Karma, come va? Ma dove sta questa? Demira delle quattro sorelle. Niente. Sonia the Red, questa l'avevamo già vista, è quella che c'ha la roba del Warrior. Qui giù c'è lo scheletrino che si chiama, non mi ricordo come, lo vediamo subito. Artanas. È finita praticamente città del ciufolo qua. Qua dentro ovviamente avevo fatto un casino, non c'è rimasto niente a parte la poltiglia della gente che c'era qui. Garvan. Abbiamo trovato una persona con cui parlare. Prendo una ciotola, ma che vuoi? Sogghigni allontanati. Pagliaccio, pensa che sono. Dominic. Questo si chiama Dominic. Ah, Keller. Avevo letto Killer, dico minchia. Che carino questo. Molto molto carino, ci piace. Faccio un giretto in città prima di andare ad Arx. Ci siamo ormai, praticamente le missioni le ho fatte il 90%, perché la mappa l'abbiamo scoperta tutta quanta, raga. Praticamente ormai ci manca solo
Cioè, c'è questa delle tracce di sangue. Poi Annag. Vediamo un attimo che vuole Annag. Ho un dubbio, hai attivato la mod? Sai che ci stavo a pensare pure io. Può darsi che forse l'ho cliccata. Sai che a volte Steam, quando le pigi, non le fa andare le mod? Che tu le premi, poi loghi, giochi e te ne accorgi dopo che non ci sono. Comunque sì, l'avevo messo il sottoscrivi, però a volte mi floppa. Però può essere che sia quello, devo controllare. Miro, ci sono grato. Ma questo gliel'avevamo già chiesto. Ma vattine. Andiamo sulla nave. Ok, siamo a bordo. Dobbiamo andare. Madonna, ma perché questa donna non è completamente full vita? Mi vuole proprio dare fastidio così, senza essere full vita. Tieni, sì, full vita, per favore. Pure tu, perché non siete full vita? Cacci vostri, ma prendetevi cura di voi stessi. Bene. Pure un miliardo di HP questo. Eccolo. Benvenuto resta. Ah, è vero che sta qua. C'è nel menu principale del gioco. C'hai ragione, sai che facciamo? Adesso andiamo nel menu principale subito e vediamo un pochino. Secondo me è lì che mi sono dimenticato di metterla. Bravo. Ci hai preso. Secondo me è proprio là che non l'ho messa. Così facciamo anche un listing delle mod. Vedete, non so se Mattia c'è ancora. Alla mod. Dunque, le mod che ci sono qua, io questa non la posso più togliere, Cheat Commander, tra l'altro. Shapeshifting, ciò. Phoenix Battle Pack, Phoenix Battle Pack Expanded, che sono entrambe due mod che aggiungono un botto di spell. E poi lo Shapeshifting, che è quello nuovo che non avevo messo. Il Cheat Commander l'avevamo usato con Gagil, perché io a puntata 30 c'avevo tipo 40 puntate pronte, regà. Ho cancellato la cartella per errore, perché sai che quando è troppo grossa la cartella e cancelli qualcosa, te la prende, te la elimina completamente, non la mette nel cestino, perché era tipo una cartella con tutti gli episodi da 8 giga. E questo qui, se lo volete usare, noi l'abbiamo usato per rushare velocemente il primo pezzo, e poi chiaramente mo non lo uso più. Ti dà un sacco di spell gratis, eccetera, è comodo se devi fare un pezzo velocemente del gioco. E questo è il cancro, però. Una volta che lo installi, cioè se lo togli rompi il salvataggio, quindi lo devi tenere per forza, così, forever. Continue, vediamo se va. È stata una bella sofferenza, però in realtà c'è stato un guadagno. Perché? Abbiamo ricominciato, Gagil è stato un grande comunque sia, che mentre lavoravo si è messo a rushare la mattina il gioco, fino a ritornare al punto in cui ci trovavamo, però abbiamo deciso di moddarlo e comunque sia ci abbiamo guadagnato, perché secondo me il gioco moddato è veramente veramente figo e aggiunge anche molta rigiocabilità, che già il gioco ce l'ha di per sé. Poi se lo moddi e lo giochi con diverse mod più volte, uff, ti ci perdi. Bello proprio. Quindi non l'avevo spuntato, pensa che babbo di minchia che posso essere, mannaggia. Quando torna? Lui adesso è tornato dalla Cina, in realtà, perché lui era stato un po' di mesi per lavoro in Cina, che faceva avanti e dietro. Però adesso sta lavorando su a Milano e quindi non ce la fa a esserci per registrare. Che poi già la Cina, se ti ricordi le live che abbiamo fatto dalla Cina, erano curiose a dir poco. Colui che pingava 1,5 milioni non riusciva a combinare niente. Oddio. Quindi la cosa lascia il tempo che trova. Adesso finché dovrò andare avanti io. Avevo chiesto al buon socio Martelli se avesse voluto giocare con me, ma lui l'ha già finito e quindi non ha voluto joinare, quindi per ora mi toccherà giocare da solo, purtroppo. Speriamo che Gagel torni presto. Appena torna da Milano, comunque sia, si gioca. Certo, si sarà perso un pezzo, a meno che... Eccolo qua, il Cheat Commander è sempre qua. Se sbaglia mai, Stone. Vogliamo andare in città? Vogliamo andare in città.
conosce. Pensiamo poi, Allora, avevi detto che si chiamava Marilyn. Vediamo se da qualche parte la troveremo sta Marilyn. In teoria qua c'è sempre Ilira. Mirana Mortacius. Dai, fatemi il favore, fatti trovare Marilyn. Ma a me sembra che ci stanno sempre gli stessi NPC. Dove cazzo stanno? Ah, tra l'altro un'ultima cosa che io dovrei fare in realtà è il rituale qui dentro, ma non mi ricordo dove minchia ho messo il piattino per fare il rituale, onestamente. Credo che non lo potrò mai più fare. Giuno, la Galante. Aran, sto pivolo. Brilla mercante. Kaya spesso. Adesso hanno messo i bambini, mi avete scassato, maledetti ragazzini che state qua. Ma non fare una mazza e non mi indicate dove si trova il vendor. Ma qua io dubito che si trovi, però vabbè, teniamo lo stesso qua. Ah, è vero che giustamente l'avevi detto prima, dice vicino alla fontana. Però non c'è vicino alla fontana, cavolo. Oh, la mod mo è attiva, eh. Che anche a me era sembrato dallo screenshot, però buh. Questa con le gambe mozzate non gli ricresceranno mai. Non le ricresceranno mai. Aspetta, però mi viene da pensare che magari può essere che le è cambiato il... C'ha lo stesso quantitativo di libri lei? Sa di sì. Brilla mercante. O magari è uno dei mercanti normali, non l'ha giù. Marilyn. L'ho trovato. Easy. A posto. Bene, bene. Adesso compriamo tutto. Bello. Allora, io tra l'altro non ho usato queste cose, l'argento vivo e trick e track. Le devo usare. L'ho comprati l'altra volta, non l'ho usato. Nature's Guardian. Che gli vendo? I cubi giocattolo di legno. Polymorphine Orso. Bestial Wrath. Their Spirit Knockdown. Conjure Forth a Random Spiritual Beast to attack the dragon. Questo crea una bestia random. E questo invece è un guardiano che combatte. Può essere un orso, un gufo o un lupo. Polymorphine Orso. Livello 1 questi sono, no? Ah, questo vuole livello 1 in evocatore e polimorfista, è perfetto. Ha una spell per curare, ti fa diventare un albero. No, vabbè, 10-10, bellissimo, voglio tutto. Fire Beetle. Coccodrillo, ok. Demone, questo ci vuole 3 a polimorfista, ma posso averlo 3 a polimorfista. Questo ci vuole 5. Thunderfrog, ma puoi diventare qualsiasi cosa, tutto ciò è stupendo, cioè, mi metto 40 cose in barra. Nightmare, questo ci vuole 4. Owl Shape. Spider, ci vuole 2. Tiger, ci vuole 1. Ma non è che ne hanno messi un po' troppi? Spirit Tree, eccolo qua, quello che cura. Il Troll, ci vuole 2. Void Worm. Demon. Coccodrillo già l'avevamo preso. Fire Beetle già l'avevamo visto. Bear. Wolf l'avevo preso. Demon. Quanti demon ho preso? Questo ci vuole 3. Questo pure. Via. Non l'avevo preso io il... Nightmare non mi interessa. Thunderfrog l'avevamo preso. Avevamo detto il Wolf. Water Elemental, via. Spider già visto. Tiger pure. Tiger no. Oh sì, invece sì. Tiger sì.
Wolf l'abbiamo visto, Troll pure, Voidworm anche, Water Elemental anche. Ok, gli dobbiamo dare un pacco dei quattrini a questo. Cominciamo con questa fuffa qui che abbiamo, che questa è roba che non ci serve, così almeno ce la leviamo dai coglioni, via, butta via tutto. Dagli pure sto libro, questa e questa, gli diamo un po' di robetta così rientriamo del soldino che dobbiamo spendere. E poi ci mettiamo un po' di soldi di saccoccia nostra. Ok, abbiamo un pacco di spell. Ci sono due tipi di abilità, quelle che ti fanno diventare un animale e altre che fanno diventare gli alleati animali. Controlla bene. Non l'avevo letto. Ok. Ah, perché è polymorph. Ok, 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 ok. Quindi ho preso alcune che sono polymorph e altre che non lo sono. Vediamo un po'. Intanto passo tutto a bestia. Avrei dovuto comprare la roba direttamente con bestia, sarebbe stato più veloce. Sono sciocco. Allora, intanto gli faccio prendere tutte queste qua. Poi vediamo un secondo come funzionano. Sono curioso, mo perdiamo qualche minuto prima di andare ad Arkaz. Save. Quindi shapeshifting e polymorph. Ok, ma mi sa che shapeshift però forse è un po' troppo strong. Se puoi farlo pure ai nemici, che tipo li fai diventare dei gufi del piffero ogni volta, cioè non è che diventi un po' sgravo, mi sa di sì, eh. Ah, è vero, non posso perché non c'ho i punti a polimorfista. Ce li metto subito. Oh yes, oh yes. Ah, dammele tutte queste spelle. Belle, belle spelle, tutte spelle. Vai, a posto. Allora, mo vediamo un attimo quello che ci abbiamo. Perché lui c'ha un punto. Ah, c'ha tre punti. Due punti a memoria li mettiamo, così almeno ci abbiamo più spazio per le spell. Ah, solo gli alleati, ok, perché sennò era un po' un cheat. Allora, questo a me era interessava. Lo sbatto qua. Fire Beetle, Crocodile. Ah, vediamo un po'. A parte che c'ho sta barra, mannaggia, la miseria è talmente piena. Sai che c'è? Io levo lo sgancio. Bisogna levarla un po' di roba, perché sennò qua stiamo troppo gonfi. Poi immagino che sicuramente ci saranno delle forme più o meno sgravate che sono migliori. Questo lo metto momentaneamente qua. Vediamo un attimo, diamo un'occhiata. Allora, c'è questa evocazione qua. Questi sono polymorph, quindi non li posso tirare su di me, ma solo sugli altri. Another player would like to shapeshift you into another form. Un altro player vorrebbe farti uno shapeshift, accetta o meno? Te lo chiede come se fosse una cosa. No, aspetta, allora, usiamo i polymorph. Cioè il polymorph, non i polymorph, ma gli shapeshift. Polymorph. Ho comprato tutti i polymorph io, mannaggia a me. Mortacci mia. Ho comprato tutti i polymorph. Sono un pirla. Allora, va bene. Shapeshift, 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 shapeshift. Shapeshift, 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 shapeshift. Avevo comprato tutti i polymorph, ma dal primo all'ultimo. Mannaggia me, tutti quanti l'avevo preso. Meno male che sono pieno di quattrini. Allora, Terminator. Tanto stiamo pieni. In realtà non so quanto siamo pieni. No, vabbè, c'ho ancora 20k. Vabbè, questo già ce l'avevo. Sti cavoli, non ci frega niente. Ok, ce l'abbiamo, eh. Ce l'abbiamo, eh. Ce l'abbiamo. Allora, adesso ci abbiamo polymorph, polymorph, polymorph. Questi sono tutti polymorph.